scandaloso in Empoli-Juventus. Ancora una volta un errore clamoroso, o meglio una scelta che ha condizionato il risultato. Guarda tutto il video e dici se sei d'accordo con noi. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo, è gratis. Nella partita tra Empoli e Juventus, terminata con un deludente 0-0, l'arbitro Di Bello è stato, ancora una volta, protagonista di una direzione di gara che ha lasciato l'amaro in bocca, in particolare tra i tifosi bianconeri. Se da una parte il pareggio ha messo in evidenza i limiti offensivi della Juventus, dall'altra non si possono ignorare le gravi lacune nella gestione del match da parte della terna arbitrale, con episodi controversi che hanno inevitabilmente condizionato il risultato finale e che sembrano far parte di un pattern ripetuto contro la squadra torinese. Il caso più eclatante si è verificato nel secondo tempo, quando Pellegri, in maniera del tutto ingiustificata e brutale, ha colpito con una testata Gatti. In una situazione così chiara e violenta ci si sarebbe aspettato il rosso diretto per il giocatore dell'Empoli, eppure, con incredibile leggerezza, l'arbitro Di Bello ha optato solo per un cartellino giallo. Una decisione che ha fatto esplodere la rabbia della panchina bianconera e, soprattutto, dei tifosi, che si sono sentiti ancora una volta danneggiati da una direzione arbitrale ingiusta e, per molti, sospetta. Il calcio italiano non è nuovo a polemiche sull'imparzialità degli arbitri, ma questo episodio ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, portando a nuove accuse di favoritismi o, peggio, di un accanimento contro la Juventus. A rendere la situazione ancora più scandalosa è stato il completo silenzio del VAR. L'introduzione della tecnologia avrebbe dovuto servire proprio a correggere errori evidenti come questo, eppure, per ragioni che restano incomprensibili, il VAR non è intervenuto. È lecito chiedersi come può un episodio così chiaro non essere rivisto. Come mai il VAR, che dovrebbe essere lì per garantire equità, si è girato dall'altra parte? Questo mancato intervento ha alimentato sospetti tra i tifosi e gli osservatori, che non possono fare a meno di pensare che ci sia una certa volontà nel penalizzare la Juventus. Questo non è il primo episodio in cui la squadra di Torino si sente vittima di decisioni arbitrali dubbie, e il silenzio del VAR in un caso così palese solleva interrogativi legittimi. Ma l'arbitraggio discutibile non è stato l'unico problema della serata. Sul piano del gioco, la Juventus ha dimostrato di avere ancora molte difficoltà a trovare la via del gol. Nonostante un dominio territoriale per lunghi tratti, non è mai riuscita a essere veramente pericolosa. Le poche occasioni create sono arrivate da azioni isolate, come il colpo di testa di Gatti, che è stato l'unico vero squillo in una serata altrimenti anonima per l'attacco bianconero. Vlahovic ancora una volta ha deluso, apparendo poco incisivo e incapace di trascinare la squadra come ci si aspetterebbe da lui. La sua mancanza di concretezza sotto porta è diventata ormai un problema cronico e la Juventus sembra non avere soluzioni a questo evidente limite. Nel finale, paradossalmente, è stato lo stesso Gatti a dover salvare la Juventus da una possibile sconfitta. Con un intervento decisivo ha evitato che l'Empoli trovasse il gol della vittoria, confermando che in una serata in cui i gelli attaccanti non brillano, la difesa resta l'unica ancora di salvezza per la squadra torinese.